Ben volentieri, come forum civico stiamo partecipando a questo evento. Noi siamo non un'associazione né un'organizzazione, siamo uno spazio libero che a Milano abbiamo creato nel 2010. Abbiamo un sito www.forumcivicometropolitano.it, abbiamo preso delle iniziative a Milano e nell'area metropolitana puntando su la persona, il cittadino e in modo particolare sui cittadini liberi, indipendenti per quanto è possibile in questa nostra società a dominio di pensiero unico, di tenere viva la fiamma della ricerca, dello spirito critico, della progettazione dal basso e dell'intervento nel territorio, perché non abbiamo accesso, non abbiamo avuto accesso né ai mezzi di informazione, nonostante che io abbia nel mio computer diversi scambi con giornalisti che hanno sistematicamente ignorato le cose che facevamo. Non abbiamo avuto accesso a un'interlocuzione fattiva e propositiva e dialettica però con l'amministrazione comunale di Milano, con l'attuale, che sta concludendo la sua consigliatura. Abbiamo continuato già l'indomani dell'insediamento di Pisapia con degli eventi in Piazza San Fedele, con delle agorà, con degli appelli. Abbiamo fatto conoscere un documento di 15 pagine sul piano di governo del territorio, ignorato da questa amministrazione, come fu ignorato anche interventi dei comitati da parte ovviamente delle altre precedenti amministrazioni. Cito queste cose perché sono i presupposti perché si possa poi veramente creare un ambiente urbano, comunitario, quotidiano, per cui la persona, il cittadino, possa sperare, tentare di vivere un po' meglio, e quindi la salute intesa come condizioni di vita favorevoli allo sviluppo integrale del bambino, della donna, dell'uomo, dell'anziano, eccetera, eccetera. I comitati di quartiere in questa città hanno una storia di cittadini impegnati sui problemi specifici. Per esempio, chi vi parla, oltre ad aver promosso questo forum, per anni si è battuto contro, vi faccio un esempio che riguarda la salute, riguarda l'ambiente, immediatamente. Cioè, l'ideologia dominante di fare autostrade e quindi di continuare a facilitare l'uso privato per trasporto della mobilità su gomma delle auto, anche in città, la famigerata Gronda Nord. Siamo riusciti ad est della città a non farla fare e a cambiare anche, è lì sulla carta ancora, al suo posto c'è un giardino dove i bambini, le mamme possono finalmente avere uno spazio verde. Però questo pezzo di autostrada in città, finalizzato come opera all'Expo, è stato fatto ad ovest, a Quartogiaro. Quartogiaro è stata squartata da un pezzo di autostrada che è stata fatta, finalizzata per l'Expo, ha rovinato l'ambiente urbano di questo quartiere della città, ha peggiorato e l'ha fatta l'amministrazione attuale. Sono esempi che vi faccio. In questo periodo noi pubblicizzeremo una dichiarazione di intenti al segretario Cefuglio Aurora, anche di Medicina Democratica, probabilmente lo faremo il 19 aprile in Sala Alessi a Palazzo Marino, dove noi cittadini, dei comitati, delle associazioni che si battono quotidianamente per migliori condizioni di vita e di salute delle persone in questa città, in questa area metropolitana, diciamo che tentiamo di prenderci in mano direttamente il nostro destino, di non delegare più a gruppi partitici e politici che hanno deluso i cittadini, e di tentare di fare proposte anche a chi si sta candidando per le prossime amministrative a governare questa città, proposte
risorse che non possono essere delegate, ma cogestite anche da gruppi di cittadini impegnati come siamo noi. Perché, come diceva Gramsci, quello che accade, accade non tanto perché una minoranza vuole che accada, perché qui siamo nelle mani di minoranze politiche, partitiche, oligarchiche, che stanno invertendo da tempo, da almeno 20 anni, la rotta di uno Stato che è al servizio del cittadino, per il benessere della persona, per lo sviluppo equilibrato, sostenibile, eccetera. Ma accade perché, quanto piuttosto, diceva Gramsci, perché la gran parte dei cittadini ha rinunciato alle sue responsabilità e ha lasciato che le cose accadessero, e si continua ancora probabilmente a fare così. Tanto è vero che a livello anche elettorale il numero di chi non va a votare aumenta, aumenterà sempre di più. Nel frattempo, per il benessere del cittadino, io insisto, anche l'istituzione deve essere considerata, secondo il mio modesto parere, come un bene fondamentale. Lo Stato, quello Stato creato all'indomani e durante, non tanto all'indomani, durante, nella battaglia, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella battaglia resistenziale per la liberazione dal nazifascismo, le condizioni furono tali e tante che creano le condizioni per far nascere uno Stato democratico, uno Stato del benessere, uno Stato che andasse incontro alla persona, al cittadino, eccetera, eccetera. E molte conquiste poi sono state fatte. Nel frattempo, da almeno 20 anni, c'è un'inversione micidiale. Questa inversione micidiale, che è dettata da una involuzione anche del capitalismo finanziario, eccetera, eccetera, non sto qui a dire, non c'è tempo, lo sappiamo, che addirittura arriva a dettare indicazioni ai governi di smantellare le costituzioni sociali nate dalla resistenza, dalla conquista dello Stato democratico, per cui banche commerciali e finanziarie dettano l'indicazione ai governanti di smantellare lo Stato sociale. Ecco perché noi in Italia, ad esempio, non soltanto in Italia, siamo nel fuoco di un tentativo micidiale di destabilizzare la democrazia costituzionale, la Costituzione. È già avvenuto un fatto che noi denunciamo nella dichiarazione di intenti, evidente. Noi siamo tra i cittadini che rivendicano l'applicazione della Costituzione italiana e delle leggi comunitarie mai applicate in questo paese, spesso ignorante dagli stessi cittadini più consapevoli, che riconoscono il diritto del cittadino alla partecipazione al governo delle loro città e del loro paese. Ed è fondato questo diritto sul pieno sviluppo della persona umana, articolo 3 della nostra Costituzione. Noi siamo tra quelli che diciamo a noi in maniera chiarissima e decisa lo smantellamento dei diritti conquistati con tante lotte e sacrifici negli anni, dagli anni 50 agli anni 70, 80, lavoro, salute, istruzione, ambiente e giustizia e informazione. Per farvi un esempio, l'informazione dovrebbe essere, se è, ed è così obiettivamente, il quarto potere, tra virgolette, dovrebbe avere uno statuto autonomo, veramente indipendente, e permettere, è veramente equilibrato e distribuito senza i monopoli, i monopoli addirittura, no? Guardate la tendenza stampa repubblica, eccetera, come la magistratura. Noi invece stiamo subendo la messa in discussione degli stessi principi liberali, dello Stato liberale, della divisione dei poteri. Le conseguenze vanno sulla salute delle persone, perché c'è collegamento tra questi. Tanto è vero che in Basilicata, ma anche in Lombardia, ma anche a Milano, c'è un nesso preciso tra tipo di sviluppo economico, energia fossile, e si ritarda sempre, si mettono ostacoli al passaggio dall'uso delle energie fossili a quello delle energie rinnovabili, la salute delle persone è addirittura si arretra nello stesso sviluppo economico. Quindi, per finire, noi siamo tra quelli che
hanno fatto proposte, appelli, hanno prodotto documenti collegando il problema del vivere in una metropoli e di come il governo della metropoli, adesso qui chi vi parla ha fatto di tutto perché questo evento avvenisse qua, perché secondo me questa istituzione che è nata da poco e non la si vuole fare funzionare, non ha soldi, non è stata eletta dai cittadini, si chiama città metropolitana ma è rimasta sulla carta, è sindaco della città metropolitana, è il sindaco del capoluogo, anziché abolire il capoluogo e quindi fare un sistema di comuni equilibrato, prevale il capoluogo. Quindi i cittadini di Milano, quando andranno a votare il sindaco del comune di Milano, voteranno automaticamente il sindaco della città metropolitana, cioè di 134 comuni. I cittadini dei 133 comuni sono esclusi dalla elezione del loro. Anche questo, svilendo, depauperando il ruolo dell'istituzione, esternalizzando tutto, qui non c'hanno i soldi perché noi si possa continuare fino alle 20:30. Questa è l'amara verità. Quindi, oltre ad attaccare direttamente la persona, la salute, l'ambiente, eccetera, smantellano lo strumento, e poi ho finito, fondamentale secondo me, come bene veramente comune, bene a singolare, che è l'istituzione democratica nata dalla lotta resistenziale, dalla lotta del movimento operaio, del movimento dei lavoratori, dei giovani, degli studenti. Noi dobbiamo tornare a questo e appropriarci direttamente come cittadini, auto-organizzati, e candidarci a governare direttamente le città e il paese e lo Stato, secondo il forum civico metropolitano. Nel nostro piccolo tentiamo di fare così. Grazie.